Non chiedetevi se i classici sono abbastanza attuali, chiedetevi se voi siete abbastanza attuali per i classici. Da questa riflessione dello scrittore e critico letterario Giuseppe Pontigia è scaturito il dibattito promosso ieri sera in Casa Cava a Matera dalla delegazione cittadina Giuseppe Bruno dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, al quale ha preso parte il critico letterario Piero Dorfles. Nel corso della serata sono stati letti brani tratti dai più significativi classici della letteratura mondiale, alcuni commentati proprio nell'ultimo libro di Dorfles, I 100 libri che rendono più ricca la nostra vita. Prima dell'incontro, il giornalista ha incontrato i colleghi della stampa in una conferenza informale che si è trasformata in una disamina sullo stato attuale della cultura italiana. Il tema dei classici è al centro di un incontro promosso a Matera in Casa Cava, l'attualità dei classici, ma noi siamo abbastanza attuali per i classici, un tema sicuramente interessante, ma dobbiamo chiederci, siamo innanzitutto un popolo di lettori, sappiamo scegliere buoni libri? Ma il vero problema non è che se sappiamo scegliere noi i libri, il fatto è che noi non leggiamo, questo è un paese in cui si legge pochissimo, anche rispetto agli altri paesi europei. Noi abbiamo una quota di lettori forti, diciamo quelli che leggono più di un libro al mese, che è sotto il 5% della popolazione, è una quota veramente minimale, senza la quale effettivamente saremmo quasi in una zona di analfabetismo. Quindi certo che c'è anche un problema di che cosa si legge, ma credo che il problema principale sia quanto si legge. Questo è legato sicuramente ad un processo di impoverimento culturale che l'Italia ha subito negli ultimi decenni. Lei ha individuato gli anni 80 un po' come spartiacque tra una crescita e una decrescita. Sa, gli anni 80 sono uno spartiacque per due motivi. Uno, che si arriva al completamento di una serie di grandi riforme e di grandi conquiste sociali, non ultima delle quali la scuola dell'obbligo estesa fino a una buona età, e l'altra di un discreto sviluppo di egualitarismo sociale che ha portato un benessere diffuso nel nostro paese, tanto da poter permettere quasi a tutti di mandare i propri figli alla scuola, anche quella superiore. Ora, queste due cose insieme avrebbero dovuto portare a un aumento di cultura collettiva e anche di lettura. Quel che è accaduto invece è che noi siamo rimasti fermi, anzi per certi versi abbiamo perso quello che era una volta il rispetto, il valore, la gerarchia del sapere, in base alla quale tutto sommato chi distribuiva conoscenza e sapere, cioè chi insegna nelle scuole, chi insegna all'università, chi si occupa di cultura e di informazione nei mezzi di comunicazione di massa, aveva un ruolo diciamo così, non soltanto perché insegnava, ma anche perché aveva studiato più degli altri. Ho come la sensazione che in questi 30-34 anni noi abbiamo fatto, da questo punto di vista, cioè del ruolo della conoscenza, un passo indietro. La consideriamo meno, consideriamo più importanti i nostri bisogni più immediati, il consumo, la possibilità di avere accesso a consumi elevati. Questo sicuramente non ha giovato, tant'è vero che se noi stiamo attraversando una crisi peggiore di quella di tanti altri stati, secondo me è anche dovuto alla scarsa attenzione alla cultura e allo sviluppo della conoscenza. Gli anni 80 sono anche gli anni del picco della televisione generalista, della televisione privata. Quanto questo avvento può aver impoverito, comunque influito sulla crescita culturale della comunità? Io credo che sia sbagliato dare alla televisione la responsabilità di quello che è stato un fenomeno che riguardava la cultura dell'intero paese. Se la televisione ha avuto propensione a involgarirsi e a produrre programmi meno qualificati e colti di una volta, non è soltanto perché si è aperto un principio puramente commerciale, come naturalmente in parte è avvenuto, ma anche perché evidentemente c'era un pubblico pronto ad accogliere quel tipo di programmi e non cose più raffinate. E quindi ancora una volta è la cultura collettiva, è quella che è stata coltivata attraverso le scelte politiche, che ha prodotto una forma di involgarimento del prodotto televisivo. Io non credo che la televisione da sola, in quanto strumento, sia pure commerciale, produca scarsa cultura e involgarimento. Io credo che ogni televisione ha il suo pubblico, e la televisione italiana aveva un pubblico particolare
particolarmente disattento ai problemi della cultura. Oggi c'è la rete, per definizione aperta, open, accessibile a tutti, e di conseguenza viene considerato anche un mezzo come massimo di diffusione anche della cultura. Ma è davvero così? Bisogna anche in questo caso diffidare o saperne fare un uso critico? Ma guardi, come tutte le tecnologie e come la televisione, anche la rete non ha di per sé un segno positivo o negativo, dipende da come viene usata e da chi la usa, e soprattutto, essendo ancora una volta come la televisione un mezzo di distribuzione della conoscenza e dell'informazione, dipende molto da quello che le si chiede. La rete può dare moltissimo, è uno strumento fondamentale, io credo che nessuna persona che lavori con le idee e la cultura possa farne a meno. Contemporaneamente può anche essere uno strumento fondamentalmente di banalizzazione del reale, perché da sola la rete non produce né pensiero critico né capacità analitiche, quelle bisogna svilupparle altrove, quelle dovrebbe darcele appunto la scuola, la nostra lettura quotidiana, il nostro aggiornarci attorno ai grandi problemi della nostra epoca. Se uno non ha quegli strumenti e quell'aggiornamento, la rete rischia di essere produttrice di confusione, di rumore, di un eccesso di stimoli nei quali spesso non è facile cogliere quelli più corretti, meno banalizzanti e soprattutto quelli che cercano fondamentalmente di andare incontro alle risposte più facili e più semplici, invece di andare in profondità e cercare il vero perché delle cose. Avvicinandoci alla chiusura, torniamo ai classici. Possono essere i classici un rimedio in un'epoca di ipertrofia tecnologica per ritrovare una strada che si è persa a livello culturale? Forse non li abbiamo valorizzati abbastanza. Ma non solo sono convinto che sia così, ma sono convinto, ma da che mondo è mondo, credo che tutte le tradizioni culturali lo sappiano, e che per riuscire a guardare in avanti si debba prima leggere quello che si ha alle spalle. Leggerlo, studiarlo, capirlo, metabolizzarlo, perché se non si impara quello che hanno fatto, scritto e riflettuto e studiato i nostri maggiori, rischiamo sempre di ripercorrere le stesse strade e rifare gli stessi errori. Ci sono stati grandi geni nel nostro passato, noi dobbiamo prenderne atto, utilizzarli e cercare di avere loro al nostro fianco quando pensiamo al futuro. Se invece pensiamo di poter fare tutto da soli e di poter fare a meno dei classici, anche di classe narrativa, che ci insegnano tante cose su come ci comportiamo, su come è fatto il mondo, su come è fatto l'uomo, ecco, senza quelli noi rischiamo continuamente di fare non passi avanti ma passi indietro, illudendoci di fare qualcosa di nuovo. Ma tante cose sono già state fatte, bisogna imparare da quelli che le hanno fatte prima di noi, spesso con più intelligenza e più cultura. Matera è candidata a capitale europea della cultura. A giorni si conoscerà quale sarà la città italiana che lo sarà nel 2019. Ha basato il suo dossier sul tema futuro remoto, far tesoro del proprio passato per affrontare al meglio le sfide del futuro, in linea con quanto ci siamo detti. Ma io credo che sia un ottimo slogan, perché se c'è una cosa della quale abbiamo bisogno è proprio quello di capire che non ci sono soltanto i piccoli o grandi classici del nostro passato recente, ma qualcosa di molto importante che ha a che fare con la base della civiltà stessa e che in qualche modo è partito da qui. Noi stiamo parlando di quelli che sono i segni più importanti che ha lasciato la civiltà classica nel mondo, e quindi, se non altro dai tempi di Metaponto, secondo me uno dovrebbe cominciare a pensare che quel passato remoto è quello che ci ha insegnato cos'è la democrazia, cos'è la cultura, cos'è lo spettacolo, cos'è il racconto, cos'è la poesia. Piero Dorfles a Matera con l'Associazione di Cultura Classica. Il tema è quello dei classici. L'attualità dei classici o la nostra esperienza è in grado di essere paragonata a quella dei classici? Un tema stimolante. Sì, esatto. Noi da Associazione di Cultura Classica in teoria ci dovremmo occupare solo di filologia greca e latina, quindi di letteratura classica, però spesso partire dal moderno serve a capire anche l'antico. Per questo noi diamo le basi della cultura occidentale, però a volte partendo dalla letteratura mondiale si può risalire anche ritornando indietro alla cultura antica. Il tentativo è quindi di recuperare anche un popolo di lettori che negli anni si è perso, insomma. Sì, esattamente, e noi per questo abbiamo tentato di spostare l'attenzione più che sull'invito di accademici. Per questa volta abbiamo pensato a portare un personaggio pubblico più noto a tutti, che però ha fatto una sua battaglia portando la lettura e la letteratura in televisione, che si sa che è uno strumento ambiguo e non sempre ben utilizzato.
proiettare i classici nel futuro a livello letterario, ma è anche quello che Matera si propone di fare con se stessa, con la candidatura a capitale europea della cultura. Siete in linea quindi con il tema del dossier? Beh, certo, e siamo in linea, soprattutto la nostra città, cioè, speriamo di farcela. Noi come associazione diamo il nostro contributo, e l'hanno fatto in altri, lo faranno in tanti, penso indipendentemente da quello che sarà il risultato, si continuerà a fare così. Il paradosso del libro è che quest'uomo di una cultura sterminata, diciamo erudizione sterminata, conosciuto in tutto il mondo, in realtà non è neanche capace di capire se la sua domestica è o no una persona per bene, capace di intendere, di volere e soprattutto capace di avere rapporti onesti con la cultura. Tant'è vero, a questo punto la sposa, pur essendo questa donna di una stupidità barbarica, e finisce per diventare il suo servo, il suo schiavo. E poi, se per Canetti questo è l'emblema di una cultura che non riesce ad essere consapevole di sé, è perché molto spesso c'è una divaricazione tra il fatto di essere filologicamente molto ferrati ed essere umanamente integrati nella vita di tutti. Perché questa cosa può avvenire? Perché purtroppo esistono anche le torri d'avorio, oltre a metterci in guardia dagli accademici e soprattutto dalle loro domestiche, sia quella di farci capire che esiste un momento nel quale, se la cultura non incontra la vita, non è più cultura, è qualcosa che non ha a che fare con l'uomo. Perché se la cultura non ha a che fare con l'uomo, ha a che fare solo con la carta, e quella brucia, sparisce, e poi si misurano con la realtà, quelle che vivono fuori dal mondo. E per certi versi noi abbiamo spesso questo tipo di rappresentazione proprio nella vita degli accademici italiani, i quali sono così... Top 10 dei 10 libri più venduti di sempre c'è Lolita, ho fatto questa ricerca, che ha venduto più di 50 milioni di copie in tutto il mondo, e anche le trasposizioni cinematografiche sono state molteplici, a partire da quella di Kubrick del 57. Però appunto spostando...